Non ci posso credere, ragazzi. I mangiabaguette sono impazziti. Vabbè, questo già si sapeva. Vogliono comprare Timebirds! Timebirds! Vabbè, ragazzi, cazzo. Mandiamoli un messaggio in francese. Intanto in italiano non lo capiscono. Mandiamolo in francese. Félicitations, Olympique Lyon. Dalbert est de loin le meilleur joueur de notre équipe. Je suis extrêmement triste. Sono triste, extrêmement triste. Félicitations, complimenti, Olympique Lyon. Dalbert è très fort, è fortissimo. Ragazzi, mandiamoli questi messaggi in francese, perché questi qui sono impazziti! Non vorrei che, non so, forse non c'hanno niente da fare prima che spendono questi soldi. Forse vanno a guardare una partita singola di Dalbert. Quello basterebbe per capire che Dalbert è un giocatore scandaloso, perciò ho dovuto mandare questo messaggio in francese, perché io lo spero veramente, ragazzi. La mia speranza è nei mangiabaguette, che potrebbero fare questa pazzia incredibile di prendersi Dalbert. Già questo, prendersi un ragazzo così, mentalmente malato, che ti distrugge la squadra, è già una pazzia assurda. Ma non solo, ragazzi, ci vogliono, non sto scherzando, pure pagare dei soldi. Pagare dei soldi, non solo prenderlo, no, ci vogliono pure pagare dei soldi. Ragazzi, parliamo di 18 euro per Dalbert, no, di 18 milioni di euro per Dalbert, ragazzi, questo è veramente una pazzia, una assurdità. Io spero nei mangiabaguette, spero con tutto il cuore che faranno veramente questa minchiata colossale, lo spero veramente con tutto il cuore, ragazzi. E la grande pazzia è che l'Inter ci sta pure pensando. No, dobbiamo rifiutare, noi vogliamo di più, 20 milioni, anzi di 18 milioni. Lo sapete perché, ragazzi? Il motivo perché è quello che se noi vendiamo Dalbert, un giocatore così scandaloso, a 18 milioni di euro, nonostante che lui sta già nell'Inter da 2 anni, ragazzi, da 2 anni ci sta massacrando, sadomasochismo, nonostante tutto questo, nonostante l'ammortamento di già di 2 anni, facciamo una minusvalenza. Ma vi rendete conto? Abbiamo pagato una cifra così alta e non solo, nel contratto c'è pure scritto se Dalbert va venduto in un'altra squadra, una certa percentuale su questa rivendita va al Nizza. Ragazzi, io vi dico la verità, tutti quelli che sono stati coinvolti in questo trasferimento di merda dovrebbero essere tutti licenziati dall'Inter. È veramente una cosa assurda, assurda, che dopo 2 anni un giocatore così, veramente, scusate, ma veramente un giocatore scandaloso, ragazzi, ci ha fatto soffrire così tanto questo ragazzo qui. C'è qualcuno disposto a pagarci 18 milioni di euro? Nonostante l'ammortamento facciamo pure una minusvalenza. Io non lo so, quelli che sono stati coinvolti in questo trasferimento dovrebbero essere tutti licenziati a vita, a vita. Incredibile, ragazzi, incredibile. Io ho le speranze, ho dato il mio, ragazzi, ho fatto pure il video messaggio agli amici francesi in francese. C'ho la speranza che questi, non so, sotto l'influenza di droga, di vino Bordeaux, vin Bordeaux francese, non so che cosa, fanno veramente forse questa pazzia e lo prendono forse pure a 20 milioni di euro. Io non lo so, ragazzi, sarebbe veramente una cosa fantastica, fantastica. Mi metterei a festeggiare 3 notti di fila. Sarebbe veramente clamoroso, ragazzi, perché Dalbert all'Inter non si può più vedere, assolutamente no. Ci dobbiamo liberare. Io spero nei mangiabaguette, spero veramente in loro, ragazzi. Scrivete la vostra opinione nei commenti. E adesso vi lascio 1 minuto di una parodia che ho fatto 3 settimane fa sul secondo canale MC Crucco. Dalbert deve essere venduto, utile come un culo senza buco. Ragazzi, iscrivetevi anche al secondo canale di YouTube. Adesso vi lascio 1 minuto di questa parodia. E ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Dai, mangia baguette, spero in voi, in voi. Félicitations Olympique Marseille, Olympique Lyon. Très fort, Dalbert è très fort.
Utile come un culo senza buco, oppure un rapper muto, aiuto. Occhio al meiazza che c'è Dalbert che vi ammazza, cross direttamente nella vostra faccia, quello vi spacca. Un malato di mente, pregloso per la gente, la società non dice niente. Voglio che l'Inter lo vende, veder Dalbert giocare ti fa più cagare, come versi l'acqua di mare, se ne deve andare. Una vergogna per l'essere umano, per l'Inter avrebbe più valore questa asciugamano. Si mettete una scarpa lì a sinistra, che è meglio, almeno sappiamo che la scarpa sta lì, solo una scarpa, mettete una scarpa sul campo e lo sapete, questa scarpa dà un po' fastidio quando si corre, forse uno scivola, ma non mettete Dalbert, ma non mettete Dalbert, ma non mettete Dalbert, che porta solo confusione.